Il paradiso delle signore, puntata 9 marzo. Veronica e Gloria hanno un forte scontro. Prosegue l'appuntamento con il paradiso delle signore su Rai 1 con nuove imperdibili puntate. La gravidanza di Gemma è al centro dell'attenzione, specie ora che si è scoperto l'inganno di Carlos, che è già promesso sposo con una ragazza in Argentina. Il caos regna a casa Colombo ed Ezio, che ha rincuorato Gloria sul loro futuro insieme alla testa altrove. Nel frattempo, tra la bella Moro e Veronica c'è un aspro scontro che non sarà privo di conseguenze. Zanatta aggredirà Gloria, dicendole di non intromettersi nelle faccende della sua famiglia. Per Ludovica è tempo della verità, dopo che vedrà Marcello e Adelaide insieme a Villa Guarnieri. La delusione sarà cocente. Nelle nuove puntate il paradiso delle signore Salvatore inizierà a provare qualcosa di più per Elvira, nonostante lo neghi a se stesso. Ad accorgersi di ciò sono le Veneri, che mettono al corrente la loro amica, assolutamente incredula che Salvo possa avere un interesse per lei. Nel frattempo, l'articolo di Diletta pubblicato sul Paradiso Market suscita proteste da parte delle solite bigotte e al grande magazzino c'è fermento. Vittorio cerca di placare gli animi. Gloria, saputo della gravidanza di Gemma, decide di parlare con Veronica, che la prende malissimo. Tra le due ci sarà uno scontro molto forte, nel quale una furiosa Zanatta minaccerà Gloria, dicendole di non intromettersi nella sua famiglia e di stare lontano da Gemma e soprattutto da Ezio. Che cosa succederà ora? Roberto fa una proposta a Oradei, aprire insieme un locale. Non sembra un'idea senza capo né coda e le condizioni sono interessanti. Nella puntata che andrà in onda su Rai 1 9 marzo 2023 Ludovica si reca a Villa Guarnieri. Deve parlare ad Adelaide di questioni della massima urgenza che riguardano il circolo. Peccato che si troverà davanti a un'amara realtà, che tuttavia aveva già intuito da tempo, come lo stesso Umberto. Come raccontano le nuove anticipazioni del Paradiso delle Signore, Ludovica vedrà Marcello a Villa Guarnieri. Che cosa ci fa in compagnia della contessa? È evidente che non si trova lì per questioni di lavoro, ma che tra loro c'è qualcosa di più che va oltre il loro rapporto professionale. Ludovica capisce che tra Adelaide e Marcello c'è una relazione d'amore, ma vuole avere la conferma e così mette la contessa con le spalle al muro, ansiosa di sapere una verità che aveva già intuito. Ricordiamo che le puntate della SO possono essere riviste in replica e anche on demand accedendo al portale di RaiPlay. Crezzine pentru tine, fie egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimaru, spike, puia, si, șoapo, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc, crezi. Ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La câte urât